signore e signore, bambini e bambine, guelfi e ghibellini, sono la vostra amatissima Francesca Nardi e benvenuti in questa edizione speciale della Arena Show, che come ogni sera vi accompagna fino a tarda notte. E oggi sono qui con le nostre specialissime inviate Elena Magli, Elisa Tofanelli, Giulia Serina e Letizia Lazzarini. E abbiamo qui con noi un ospite molto molto speciale. Innanzitutto voglio ricordare ai nostri telespettatori di votare le domande sul nostro profilo Instagram Donne che avete intelletto di le più richieste, poi verranno esposte durante la serata al nostro speciale ospite. Ma Dante, come ve lo immaginate? Beh, chiediamo proprio alle nostre inviate. Dante me lo immagino con i capelli neri, lunghi e riccioli. Amante di trame romantiche e struggenti, uno che piange spesso. Me lo immagino amante delle serie TV. Allora, aggiungi alla lista. No, non mi piace Netflix. Io lo vedo come un tipo ansioso, vegano crudista, che sviene spesso chiaramente per mancanza di ferro e vitamina B12. Ricette vegane crudiste. Vediamo un po' cosa c'è. Molto spaventato per quanto riguarda la pandemia. Politicamente attivo. Manifesta per i parcheggi nelle piazze pubbliche. Vogliamo i parcheggi nelle piazze pubbliche! Sì, ma con questa pandemia l'unico modo di protestare è sui social. Me lo immagino topo da biblioteca. Che belli questi libri. Secondo me sarebbe anche un sostenitore di Greta Thunberg. Benvenuto, signora Righieri. È un onore essere qua. Grazie per avermi invitato. Ma ti prego, dammi pure del tu. Innanzitutto, come stai? Non male, diciamo che tiro avanti, ma la pandemia sicuramente non aiuta. Ecco, a proposito di pandemia, come la stai vivendo? Da germofobico e ipocondriaco, e quali sono, non è proprio il massimo. Personalmente faccio quello che posso, quindi cerco di essere il più responsabile e essendo una persona prudente, cerco di rispettare ogni regola. Sono comunque molto preoccupato per la situazione che il nostro paese si è trovato costretto ad affrontare a causa di questo virus. Ho comunque io sempre la mia scorta di igienizzante e mascherine a portata di mano, quindi non si sa mai. Poi devo dire che in realtà in questo periodo ho deciso di distrarmi un pochettino anche per cercare di non farmi sovrastare dalle mie varie paure e ho iniziato a guardare alcuni celebri programmi televisivi. Cosa stai guardando al momento? Ho cominciato da poco la serie del Trono di Spade.
Per ora la trovo molto interessante, soprattutto perché mi ricorda i celebri giorni delle mie battaglie. Dovresti sapere che sono state fatte numerose serie TV e film ambientate nell'inferno. Pensi che siano stati adeguatamente modernizzati oppure c'è qualcosa che non ti convince nella visione moderna dei mondi ultraterreni? Ritengo che i mondi ultraterreni sicuramente siano degli ambienti perfetti per ambientare serie TV o film che, anche grazie a storie bibliche o varie anche opere storiche che fanno riferimenti espliciti, permettono ai moderni sceneggiatori e scrittori di avere molti spunti per ideare anche nuove produzioni cinematografiche. Penso anche che i mondi ultraterreni siano eterni e pertanto invariabili nel tempo, perciò non credo molto nella modernizzazione di questi ambienti. Cambieresti qualcosa nella tua vita venendo a conoscenza dell'importanza che le tue opere assumono ancora oggi? Pubblicheresti nuovamente la Divina Commedia? Se avessi la possibilità di ritornare indietro nel tempo, pubblicherei nuovamente tutte le mie opere. L'obiettivo che mi prefissai al tempo fu proprio quello di difendere la cultura e, in un certo senso, di unificare il linguaggio, e ritengo di aver pienamente raggiunto il mio scopo. Cosa pensi di aver lasciato alle generazioni successive? Beh, sicuramente una ragguardevole quantità di cultura. Ah, e anche precetti morali da seguire, direi. E ora, passando alle domande proposte dai telespettatori, preferisci cani o gatti? Nessuno dei due, ahimè. Sono allergico a entrambi, oltre che ad acari della polvere e graminacee. Oggi condanneresti allo stesso modo tutti i dannati? Alcune cose che io ritenni peccato al tempo in cui scrissi la commedia, ora non lo sono più. E sono invece accettate dalla società. Quindi sicuramente non condannerei tutto allo stesso modo, anzi, perché comunque adesso come allora sarei influenzato dalla situazione sociale in cui vivo. La condanna in sé però doveva servire anche da insegnamento per coloro i quali avrebbero poi letto, quindi vi era una doppia chiave di lettura anche in questo. Qual è il tuo libro preferito? Manda, bella domanda, è un'ardua scelta, ma direi Il nome della rosa di Umberto Eco, capolavoro straordinario, unico nel suo genere. E il film invece? A dir la verità, credo sia un film di animazione, Gli Aristogatti, per la struggente storia d'amore impossibile che si cela dietro al film, che alla fine si può ben collegare con la mia vita e oltretutto ha una straordinaria colonna sonora. Come credi che si comporterebbe oggi tua moglie Gemma? È facile immaginare lo stato d'animo di mia moglie riguardo alla nostra situazione. Tutti comprendono che è molto infastidita dal mio amore per Beatrice e per tutto il tempo che impegno a scrivere versi dedicati a lei. Tuttavia, visti i radicali cambiamenti nella società civile negli ultimi 700 anni, comprendendo anche che siano stati sia il discontento per il mio amore che il malcontento e il disprezzo per come mi sono sempre poco occupato e preoccupato economicamente, chiedo scusa, dei beni della mia famiglia, a costringerla a porre fine al nostro matrimonio. Chiaramente, seppur sempre spiacevole, sarebbe stato più facile divorziare adesso piuttosto di come sarebbe potuto essere quando ci siamo sposati. Ad ogni modo, però, credo che ciò che ha costituito il vero elemento decisivo nella nostra relazione
sia stata la consapevolezza che Gemma ha avuto di poter sostenere da sola economicamente i nostri figli e quindi la nostra famiglia. E dici, avresti mai pensato che la tua opera potesse essere l'ispirazione per numerose generazioni di scrittori e che tuttora fosse apprezzata da migliaia di lettori? Questa è una domanda molto interessante, perché mi aspettavo che la mia opera riscuotesse successo anche in maniera non indifferente e speravo che sarebbe potuta essere una guida per le generazioni successive. E sono comunque riuscito ad essere connotato come il sommo poeta, il che direi non è assolutamente poco. Avevo come obiettivo secondario quello di colpire anche i miei lettori dal punto di vista stilistico, cosa che ben si doveva adattare all'argomento trattato nelle mie diverse opere o componimenti. E in cuor mio mi aspettavo che venisse studiato nel dettaglio nei secoli a seguire, come è stato fatto. E chiaramente, come ogni altro scrittore, confidavo nella possibilità di ispirare altre generazioni future, ma in verità non mi sarei mai aspettato che la mia fama potesse essere così attiva anche dopo 700 anni dalla mia morte, e questo traguardo va oltre ogni mia più aurea aspettativa. Perché hai lasciato così tante incognite? Per rispondere a questo quesito sento la necessità di citare il mio sommo intelletto, invitandovi a riflettere su questi miei versi. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Quindi andate e cercate la risposta appellandovi al vostro ingegno. Grazie mille Dante di essere stato qui con noi, è davvero un onore come sempre. Grazie mille a voi e che io sia la vostra guida, così come per me nel purgatorio sono state le quattro stelle. Per questa sera, cari spettatori, è tutto, ma vi aspettiamo ancora più numerosi la prossima settimana e ad attendervi ci sarà un ospite molto molto speciale, forse più di questo, ma cosa state aspettando? Correte ad iscrivervi e a scegliere le vostre preferenze sui nostri canali Instagram, Twitter e Facebook. A presto amici!